una grandissima sorpresa perché non me lo immaginavo, devo dire. Io sarei venuta anche a fare, che ne so, a raccogliere i piatti di carta usati, perché tanta è la mia affezione per il festival, che appunto sono venuta per 17 anni di seguito ed ero convinta di essere uno fra i mille volontari, oltre che un autore, una scrittrice che qualche volta ha presentato un suo libro. Il comitato quest'anno ha pensato bene di darmi questo madrinaggio e cosa posso dire? Sono felice, sono orgogliosa, non me lo merito e le cose che uno pensa di non meritarsele fanno ancora più piacere, no? L'edizione è la numero 17 ma trova il suo equilibrio con il fatto che questo è l'anno 2013, quindi c'è un perfetto equilibrio. Quest'anno c'è un grande entusiasmo, però è anche vero che è il solito entusiasmo che si ripete in tutte le edizioni. La particolarità dell'edizione di quest'anno è che l'anno scorso era un'edizione caratterizzata dalle ferite del terremoto, questo è l'anno invece caratterizzato dalla voglia di questa città di ricostruire, una ricostruzione che abbiamo e che vediamo con il patrimonio storico-artistico della nostra città, ma c'è questa grande voglia della città tutta di rilanciarsi e il momento del Festival della Letteratura è il momento per queste belle intenzioni. Il colpo d'occhio soprattutto dal palco con così tanta gente è veramente emozionante, positivo perché vuol dire che c'è un bel riscontro da parte della comunità, della cittadinanza e quindi quando la cultura riempie le piazze significa che è un bel segno, che c'è ancora voglia di cultura e che la gente è pronta a rispondere anche quest'anno, nonostante la crisi, nonostante tutti i problemi, a un evento così importante.